Ciao a tutti, oggi voglio provare a fare insieme a voi i panini per gli hamburger. Allora, prendiamo 450 g di farina zero, ci aggiungiamo 180 ml di acqua tiepida, 7 g di lievito secco, se avete quello fresco invece ce ne vanno 20, 50 g di zucchero, 30 g di burro morbido, un uovo. Iniziamo a lavorare. Okay. Ci aggiungiamo di sale, tre prese va benissimo, così, e lavoriamo il nostro impasto per 8 minuti. Ecco qua il nostro impasto lavorato per 8 minuti. Mi sono dimenticata di dirvi prima, se nell'impasto volete metterci il latte, lo dovete sostituire al posto dell'acqua. Io ho messo 180 ml di acqua tiepida, però ho messo un uovo nell'impasto. Se voi invece mettete al posto dell'acqua 180 ml di latte, non andate a mettere l'uovo nell'impasto. Adesso mettiamo in un nostro recipiente, lo copriamo con un canovaccio e lo lasciamo riposare per 2 ore. Dopo andremo a fare una seconda lievitazione. E mentre che aspettiamo che l'impasto dei panini lieviti, andiamo a prepararci i nostri hamburger. Ci prendiamo. Io ho una pressa hamburger, ma di quelle proprio da supermercato in plastica, semplicissime. Prendiamo la nostra carne trita scelta, ci mettiamo un po' di sale e nient'altro. Solo sale. Io preferisco così, poi se preferite dargli un pochettino più di aromi, però io non ci metto né uovo né niente. Qui mi faccio una mia pallina, questa maniera qua, di carne trita. E sui 130 grammi, 150, la metto all'interno della pressa in questo modo e poi andiamo a pressare il nostro hamburger. Ok, andiamo a tirarlo fuori. Okay. Ecco qua il nostro hamburger e così continuiamo per gli altri. E poi andiamo a cuocerli una padella antiaderente in una piastra. A me piace una cottura a sangue, se no altrimenti anche ben cotti. Sono passate 2 ore, andiamo a vedere il nostro impasto che è raddoppiato. Andiamo a metterlo sul nostro tagliere, sulla spinatoia. Andiamo a formare un rotolino, così, dal quale andremo a ricavare delle palline sui 120-130 grammi. E ne usciranno 5/6. Ne sono uscite 6. Adesso andiamo a creare proprio le nostre palline in questa maniera qua, che poi saranno poi le nostre pagnotte. Le prepariamo, le mettiamo su una teglia con carta da forno e le facciamo riposare ancora 1 ora. Ecco qua le nostre palline di pasta, che saranno poi i nostri panini. Adesso andiamo a prendere il tuorlo dell'uovo e spennelliamo le nostre pagnottine con il tuorlo dell'uovo. E poi dopo ci andrebbe, ma io in casa non ce l'avevo, quindi li faccio senza. Ho i semi di sesamo, scusate, magari non mi sentivate, ho i semi di sesamo o i semi di papavero, ma io non ce l'avevo né uno né l'altro, quindi li faccio senza. Per stavolta va bene così, poi la prossima volta mi organizzo un po' meglio.
E poi adesso, una volta spennellati bene col tuorlo dell'uovo, andiamo a metterli in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Poi dipende un pochettino anche dal forno, controllate sempre anche a occhio, nel senso che tanto spargendo di tuorlo lo vedete quando è cotto, non dovete farlo diventare poi troppo scuro. Quindi io il mio forno ho 180-20 minuti, però controllate che magari anche dopo 16-17 minuti loro si possono già togliere. Il risultato, spennellate, sono così, adesso andremo in forno e ve le faccio poi vedere cotte. Ecco qua i nostri panini usciti dal forno. Adesso assieme a voi vi preparo il mio per la cena. Allora, prendiamo il pane, lo appoggiamo qua, prendiamo, mi prendo solo il mio hamburger che ho cotto prima. Allora, apriamo i nostri panini così vediamo all'interno come sono venuti. Ecco qua, hanno un profumino delizioso. E ci metto la foglia di insalata, un pochettino di cipolla che ho passato prima, l'ho cotta leggermente in un pochettino d'olio, il mio hamburger, la fetta di pomodoro e la mia fettona di formaggio. Ecco qua, hamburger tutto fatto in casa. Beh, non ci resta che aspettare l'ora di cena e buon appetito!